E ora spazio all'appuntamento quotidiano con pillole di libri nel Borgo Antico. Tutti gli ospiti delle ultime due edizioni, quella 2017-2018, hanno infatti rilasciato delle brevi dichiarazioni a corredo della presentazione dei loro libri. E allora oggi andiamo ad ascoltare l'intervista a Gero Grassi, che ha presentato il libro Aldo Moro, La libertà negata. Aldo Moro, La verità negata, è il libro scritto da Gero Grassi, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Un libro per ricordare Aldo Moro, ma è un omaggio a lui, insomma, questo libro? È un omaggio alla verità che gli italiani non conoscono relativamente alle motivazioni e alle modalità che hanno portato al rapimento e all'omicidio di Moro. Non sono state soltanto le Brigate Rosse, e il racconto che ci è stato fatto per 40 anni è completamente inverso rispetto alla realtà. Il libro è la conseguenza di una commissione d'inchiesta che ha lavorato per 5 anni con gli stessi poteri della magistratura e che oggi può dire che quello di Moro è stato un delitto di abbandono, perché tutti lo hanno abbandonato. Lei come e quando ha conosciuto Aldo Moro? Aprile 1963 a Terlizzi, durante un comizio. Avevo 5 anni, dopodiché Moro è stato il più grande statista che l'Italia abbia avuto, oggi se ne avverte la mancanza. Aldo Moro, La verità negata, edito da Pegasus, il libro di Gero Grassi, che ringrazio ancora una volta, e ringrazio anche la rassegna letteraria Libri nel Borgo Antico, che si tiene ogni anno a Bisceglie, nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.